buongiorno, iniziamo il test driver di questa Renault Clio 1200 benzina. La vettura ha percorso 122.000 km, 838. Tutte le spie sono accese, tutte sono regolarmente spente. Vediamo. Aria condizionata, alloggia accesa, fuori 32 gradi, uscita 14. Allora, vediamo i vetri, ok, funzionanti, sinistra registrazione per te, specchietto, destra registrazione, ok, anche i specchietti funzionano, la ventilazione, come sentite. Poi abbiamo luci, frecce, no, questo è il cristallo, scusate, freccia, freccia, poi vediamo la radio, va inserito il COD, questo poi lo facciamo inserire all'officina. Quindi una volta messo il COD sarà tutto funzionante sicuramente. Direi che tutto in perfette condizioni. Gli interni sono in buono stato. Vedete qua, richiede il COD della radio. Lo facciamo inserire. I sedili sono in buono stato, sono leggermente consumati nella salita. Il volante è anche in buono stato, è leggermente usurato, classico delle Clio, che non è pelle, lo vendono per pelle vera, ma non è pelle vera. Dietro sono perfetti. Anche il cielo. La vernice è ben lucente, anche i fari. È tutto perfettamente in linea. Qui ha preso qualche colpetto da parcheggio sicuramente. È la versione con misto pelle, volante in pelle, che non è pelle, i vetri oscurati, perché è la versione quella le Iene. Si vede qualche segno, piccolissimo segno di vita, è nulla di importantissimo. Il cerchio, questo sicuramente è un parcheggio, un marciapiede. Vediamo le gomme,
8 e 1 anteriore destra, sono buone, molto buone. 8, 7 e 6 posteriore destra, 7 e 9 posteriore sinistra, 8 e 4 anteriore sinistra. Motore silenzioso, piano equilibrato, tutto in ordine, tutti attacchi originali, non ci sono riparazioni di emissioni di nessun genere, non vecchio tagliando, la distribuzione è segnata a 85.000, usiamo l'olio a tempo pulito, direi che è in buone condizioni. Rispecchia l'anno e il chilometraggio, 229.000 km.